Italia, fine anni 60. Antonio, giovane medico meridionale originario di Sarente, sta avviando a Roma una brillante carriera e un solido progetto di vita con Eleonora. Una domenica riceve una chiamata dall'ospedale della sua cittadina. Il padre, lo stimatissimo professore e farmacista Filippo D'Amico, ha avuto un gravissimo incidente di caccia e sta morendo. Antonio si precipita al suo capezzale, ma arriva appena in tempo per raccogliere uno sconcertante segreto che si vede costretto a sigillare perché la madre, malata, non è moglie, non lo sappia il fratello e l'onore della famiglia non venga infangato. Lo rivela soltanto Eleonora ed entrambi saranno vittime artefici degli sviluppi all'inizio inimmaginabili che verranno generati da tale segreto. Le bugie però, anche quando non hanno le gambe corte, sono molto pazienti, logorano il tempo, lo spazio e l'animo.